È stata presentata sabato 2 marzo la nuova guida del Santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant'Angelo, patrimonio UNESCO. Il Santuario di San Michele sul Gargano tra storia e devozione è il titolo della nuova guida curata dal professor Giorgio Otranto e dalla professoressa Immacolata Olisa. Alla presentazione sono intervenuti la professoressa Emanuela Prinzivalli dell'Università della Sapienza di Roma, Monsignor Michele Castoro, arcivescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, il sindaco di Monte Sant'Angelo, l'ingegnere Antonio Di Asio e padre Ladislao Succhi, rettore del santuario. Durante la serata è stata presentata anche la prima edizione del concorso Mario Azzarone, benemerito concittadino recentemente scomparso che ha profuso il suo talento in molte opere e restauri importanti per la città e per il santuario. Il concorso, riservato a studenti delle scuole di primo e di secondo grado di Monte Sant'Angelo, prevede la realizzazione di un'opera ispirata ad un aspetto della storia del santuario ed è promosso dall'Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari, dall'Amministrazione Comunale, dalla Basilica e dall'Ente Parco Nazionale del Gargano. Ai nostri microfoni il professor Giorgio Otranto presenta la nuova guida. Questa nuova guida, diciamo così, ha una duplice dimensione. Da una parte è una ricostruzione storica, scientificamente fondata, cioè basata sulle fonti, sugli scritti, sui testi geografici tardo-antiche e alto-medievali. Dall'altra è una guida, è una ricostruzione storica dalle origini del santuario, diciamo dal V secolo, almeno fino a tutto il Medioevo, ed è poi anche una guida per coloro che venissero a Monte Sant'Angelo e volessero visitare il santuario. Sostanzialmente io e la mia allieva e collega, la professoressa Aulisa, portiamo, a dir così, per mano i visitatori a godere delle bellezze archeologiche, monumentali, storico-artistiche del santuario e anche cerchiamo di far rivivere quella atmosfera di raccoglimento, di spiritualità che il santuario infonde e che credo tutto il paese di Monte Sant'Angelo presenta. È una guida dunque che ripercorre, direi passo per passo, gradino per gradino, tutto l'itinerario del santuario, partendo dal cortile superiore, scendendo lungo la gradinata cosiddetta angioina e arrivando nel cortile inferiore dal quale si accede nella grotta. Il giro prevede la visita della grotta stessa a partire dalla destra, dall'altare detto di San Francesco di Assisi, e continuando sulla destra, lungo le cui pareti si trovano statue, reperti, lungo le cui pareti si apre la sacrestia dove ci sono frammenti ancora di affreschi, ci sono conservati paramenti sacri, poi c'è la statua di San Sebastiano, si gira attorno all'altare, si gira dall'altra parte fino a discendere dalla parte opposta fino al coro per poi uscire dalle famose porte di bronzo fuse a Costantinopoli nel 1076 per ritornare nel cortile inferiore da cui si può accedere verso il basso nelle cripte longobarde e lì la visita diventa ancora più suggestiva perché si tratta di venire a contatto con epigrafi, segni, simboli, losanghe, stelle, segni di ogni tipo e iscrizioni, runiche iscrizioni con nomi semitici, con nomi occidentali che sono la testimonianza direi migliore, più evidente del fatto che il
santuario di Monte Sant'Angelo, tra VII e IX secolo, si era internazionalizzato al punto di diventare meta o tappa del viaggio che i pellegrini facevano dall'Occidente verso Oriente e in qualche caso da Oriente verso Occidente.